tradito le aspettative, almeno dal punto di vista dello spettacolo, l'atteso concerto de Negramaro, andato in scena all'aeroporto militare di Galatina per celebrare i primi 20 anni di carriera della band salentina. Una serata entusiasmante per i circa 40.000, è il caso di dire, fortunati presenti. Arrivare infatti non è stato facile. Code chilometriche, già molte ore prima dell'inizio, fissato alle ore 21, si sono verificate sulla strada statale 101 e vie limitrofe, con auto bloccate e traffico in tilt. Una volta posteggiata l'auto nei luoghi adibiti, gli spettatori hanno poi dovuto camminare chilometri prima di accedere al concerto. Ma c'è anche a chi è andata peggio e che in questo caos non è proprio riuscito ad arrivare all'evento, o che una volta raggiunto l'apposito parcheggio, già pagato in anticipo, ha trovato tutto pieno. Insomma, disagi, rabbia e amarezza subito riversate sui social, con decise accuse all'organizzazione del tutto assente, dicono molti post. La raccomandazione era arrivare con anticipo entro le 18.30 e così in molti hanno fatto, ma questo non è servito ad evitare di restare imbottigliati in code arrivate quasi a 10 km. Disagi si sono verificati anche in uscita, con auto incolonnate fino a notte inoltrata prima di riprendere la marcia verso casa. Al netto di queste evidenti problematiche, il concerto, iniziato dopo circa 45 minuti rispetto all'orario stabilito proprio per consentire agli spettatori in coda di arrivare, è stato un grandissimo successo e un susseguirsi di emozioni grazie allo show travolgente de Negramaro, arricchito dalla presenza di tanti artisti. Da Ariete a Samuele Bersani, da Iello fino a Rosa Chemical, passando per Nicolò Fabi, San Giovanni, Malika Ayane, fino ad arrivare a Fiorella Mannoia, Diodato ed Erma Almeta. Emozionante l'arrivo sul palco di Elisa, con cui Giuliano San Giorgi ha duettato sulle note di Diamanti e Basta Così. Tutti presenti a omaggiare i due decenni di musica della celebre band salentina, che ha fortemente voluto festeggiare in casa l'importante ricorrenza per ribadire il forte legame con il Salento. Thank you.